in questa bellissima location che è Bagnara Calabra, che è città turistica, ogni anno si svolge il premio alla bagnolosità. Ecco, anche quest'anno un grande successo, Presidente. Sì, è un successo perché è un riconoscimento molto semplice. Cioè, sostanzialmente noi diamo dei riconoscimenti a coloro che dimostrano di aver voluto bene coloro, ovviamente, quelli che non ci sono, perché li ha chiamati il nostro Signore Gesù Cristo, e quelli che invece terreni dimostrano di aver voluto bene, di volere bene il nostro territorio. Questa è la semplicità di questo riconoscimento. Non è un premio, non è una partecipazione, sai, è un riconoscimento che il comune, la comunità di Bagnara, attraverso la Proloco, dà a coloro i quali appunto dimostrano questa benevolenza verso il proprio territorio. Un grande successo sia di pubblico che di personaggi che è stato dato questo riconoscimento. Ancora una volta questo premio ha il suo valore. Sì, ha il suo valore, noi ce ne accorgiamo oltre al pubblico, ma ce ne accorgiamo degli interessi che suscita attraverso questi soggetti che sono chiamati a ricevere questo riconoscimento. Non dico che c'è la fila, però notiamo che molte persone ambiscono ad avere questo tipo di riconoscimento, perché, come dicevo prima, è qualcosa che tocca il territorio direttamente. Pro Ferraro, questa sera le è stato dato un riconoscimento alla bagnolosità qui a Bagnara. Ecco, ancora le sue ceramiche approdano a Bagnara Calabra. Sì, è una bella soddisfazione che anche qua a Bagnara lascio qualcosa di originalità sia delle mie creazioni che anche come simbolo del mio territorio, delle ceramiche di Seminare, che poi verranno attribuite a personaggi di uno certo merito e di spessore. Ecco, sono state date queste ceramiche, queste opere artistiche, ecco, che cosa significa il riccio? Ecco. Il riccio è simbolo di sincerità, e di persona diciamo che è circondato da veri amici, perché il riccio nel simbolo della Magna Grecia è l'unico mammifero che non riesce a essere attaccato dal serpente o ricevere il morso, perché lui al momento che il serpente si strofina attorno al riccio, al momento che viene attaccato il riccio si chiude a palla e con i suoi aculi rischia di morire. Ricevere un premio così importante con la bagnolosità qui a Bagnara? Ecco. Beh, è sicuramente un'emozione, e poi, come ho avuto modo di dire anche durante la consegna, è come sconfessare il Nemo Profeta in patria, per cui un riconoscimento che viene dalla mia terra è sicuramente un riconoscimento molto molto gradito, e sicuramente lo porterò con me tra le cose più belle ricevute, sicuramente. Lei ha lasciato la Calabria, però dice la Calabria è sempre nel cuore. La Calabria come fa a non essere nel cuore per un calabrese vero? E la Calabria, come ho detto anche prima, è una terra di grandi valori, di antiche tradizioni, di antica cultura, e la riscoperta di queste tradizioni, di questa cultura, di questi valori, credo che sia un dovere morale per chi ama questa terra, per chi opera in questa terra, e anche per chi, come me, che è stato costretto a lasciarla, perché per la professione che faccio, che mi porta in giro per il mondo, ho dovuto lasciarla. È un bagaglio che sostiene, è un bagaglio che dà forza, e soprattutto è un legame indissolubile che soltanto l'estremo momento della vita forse potrà tranciare.